100 anni dopo l'italianizzazione del Sud Tirolo e dell'entrata in vigore del decreto Guadagnini che proibì la denominazione Tirolo, gli Schutz in Trentini e Sudtirolesi chiedono giustizia storica e la cancellazione del nome Alto Adige e uno Regio che si chiami Tirolo Tirol. Ecco il decreto della provincia di Trento con il quale l'8 agosto 1923, esattamente 100 anni fa, il termine Tirol fu bandito. Quasi tutti, indifferenti dalla madrelingua, in italiano chiamano il Sud Tirolo o il Tirolo Alto Adige. Quello è un segno per me anche un po' pericoloso, perché il fascismo così viene normalità e quello è una cosa che non va bene. Per quello vogliamo anche, diciamo, spiegare alla gente che Alto Adige alla fin fine è un nome fascista che voleva dimostrare che questo paese qua era già sempre italiano. Sugli autobus la denuncia degli Schützen su 100 anni di bugie e invenzioni, sui nomi dei luoghi. Trento e Bolzano in questa battaglia sono unite. Siamo qui perché il decreto Guadagnini ha riguardato tutto il Tirolo, il Sud Tirolo, dal Brennero in giù, proibendo poi tutti i nomi Tirolo, tutto quello che riguardava la vecchia storia di questa terra veniva proibita e quindi questa cosa tocca anche noi come tocca il Sud Tirolo. In che termine tocca anche voi? Quali sono le vostre richieste? Ma noi sicuramente puntiamo per la riunificazione del Tirolo storico tramite la costituzione dell'Euregio. L'Euregio è una cosa prevista dall'Unione Europea, e è iniziata con qualche collaborazione e sarà sicuramente una strada lunga, ma percorribile. E questo Euregio, che sarebbe poi una regione dei popoli, potrebbe essere anche, ad esempio, per altre realtà in tutta Europa. L'obiettivo è uno, convincere tutti i gruppi linguistici e i residenti in regione che le falsificazioni fasciste dei nomi non hanno posto in Sud Tirolo. La regione europea del Tirolo vuole superare l'ingiustizia storica, eppure usa sempre la parola inventata e fascista. Alto Adige, rinunciarci è quindi un atto di democrazia. Wir verlangen die Wiedergutmachung durch die historische Wahrheit. Ciò vuol dire che vogliamo che viene tolto il nome fascista Alto Adige.